De retour à Las Vegas, au beau milieu des World Series of Poker. L'action devient de plus en plus intense dans le Six Max Championship à 10 000 $. Il reste 55 joueurs pour 41 places payées. Et avec 375 000 au blind, 2500 5000, Mustapha Kanit est en bonne position pour mettre la pression sur les short stacks. Mousse, à l'attaque. Siamo in un ball mood, stiamo avvicinando la zona bolla e la pressione si inizia a sentire. È arrivato un altro buon giocatore al nostro tavolo, australiano, molto molto aggressivo. Siamo buoni amici. C'è Brandon Adams da bottone, anche lui è abbastanza aggressivo. È un tipo particolare, gioca tight, gioca tutto chiuso, poi le mette in dentro molto aggressivo. Posso anche tribettare molto lungo, però mi piace far solo call e poi eventualmente checkraisare dei board così. Arriva la bet su a 10.000. Mi piace molto il checkraise, questa è una delle cose per cui callo a sto K per flop. Poi abbiamo anche il K di cuori, quindi abbastanza in una botte di ferro. Penso di fare sui 35. Mi piace. Comunque bisogna mettere sempre in difficoltà gli avversari. Io qua c'è creso perché penso di averci la mano migliore per distacco e penso di ci sia molto valore da prendere con la mia immagine. C'è il fold, molto disciplinato. E Brandon Adams reso dal bottone 12.5 per 2.5. Qua abbiamo 9.6 e decido di chiamare. Qua è un ottimo, un buon board per noi, abbiamo floppato second pair e progetto incastro. Bello, una delle carte più belle del mazzo. Qua penso di puntare, penso ci sia molto valore nel puntare, lui non ha troppe chips davanti e penso c'è chi dietro un sacco di volte, quindi penso la cosa giusta da fare sia puntare. Punto abbastanza lungo, punto 21 su pot da 33. Mi piace puntare abbastanza lungo qua comunque perché c'ho tanti bluff e quando ho qualcosa di valore mi piace puntare. E qua c'è un raise che non mi aspetto molto, non mi aspetto di essere rilanciato tanto su questa strada, anzi quasi mai. E non ho molta decisione comunque, l'avversario è più o meno 100.000, no, ho trips. E se c'ha meglio bravo lui, insomma non penso ci sia molto da fare. Decido di andare all-in in modo che se ha una flush draw o un 8 è costretto a giocarseli in linea di massima, oppure se folda e fa l'errore di lasciarmi foldare una mano con dell'equity, ben venga per me. Penso che qua molte persone fanno un errore a far solo call, però
la cosa giusta da fare all-in, soprattutto con lui che ha 60-60 mila dietro dopo che ne ha messi altri, ne ha messi 60 e ne ha altri 60 dietro, quindi bisogna fargli rimettere. Stiamo salendo, c'è un buon feeling. Sempre buio 2005-5000, siamo da small. Abbiamo asso 9 di cuori. Limp. Potevo decidere anche a raisare. Raise a 16.500. Qua ho doppia opzione, raise o call, però penso di optare solo per il call in questo momento. Decido di raisare a 56.000, che mi piace perché provo a togliergli l'equity. Io comunque lo sto facendo ancora per valore, con una mano che gioca bene post flop, gioca bene pre flop, quindi ci sta. Pot molto grosso per la giornata già. Ok, è uscito KK4. Mi piace tenere l'aggressività nella mano. E ci può stare bettare 28, comunque lui dovrebbe foldare tipo delle mani 10 e 9, tutte queste mani qui, quindi sicuramente la bet è meglio del check. Se è una bet così piccola. Tarnasso. È interessante, sicuramente migliora la mia mano. Non penso di bettare, penso probabilmente di checkare, però è close. Si può pure andare opzione B e fare bet, però se c'ha un K stiamo regalando il torneo, quindi abbiamo abbastanza valore, il K non lo folda mai, quindi penso che l'opzione migliore sia tranquillizzarsi. Qua decido di bettare per valore. Quarto pot. Non mi sento buonissimo. Thank you.
dividiamo, se no è pure lui. Fair enough. We know each other, we know each other. K10 off, decido di rilanciare 11.000. Cut off. Siamo nel zap, contro di lui fino al momento l'ho aggredito abbastanza, quindi in queste dinamiche qui vicino alla bolla probabilmente proverò ad aggredire, tendo ad aggredire sempre, tendo ad essere molto aggressivo e infatti va, decido di andare con la cibet. Il suo instant call comunque non mi dà troppa forza, quindi se non casca un turn molto strano tipo questo probabilmente tendevo a bettare, tipo se cascava un jack, un 10, un 9, un K, un asso. Qua probabilmente proverò a bettare comunque, perché semplicemente posso averci qualsiasi carta, sto giocando molto aggressivo e secondo me lui fold al turn diverse robe, perché c'è strada, c'è scala per terra. Vediamo come reagisce. C'è call da parte sua di che non mi aspettavo troppo. Ok, il river c'è scala sia col 3 che col 7. E penso che ci devo provare. Penso che contro di lui è uno che può foldare tante cose. Anche se non mi fa impazzire, però sono situazioni in cui io ci provo generalmente. Parte mia più o meno metà piatta, non penso ci serva una bet troppo grossa comunque per farlo foldare lui nella decisione, e le volte che c'ha 7-7 o asso 3 comunque non folda, quindi va benissimo la size. C'è un ottimo call da parte sua con il 6, ma un po' sorpreso sta mano qui perché non pensavo callasse da small blind con 9-6 di fiori. Se sapendo così non avrei giocato così questa mano qui, però bravo lui insomma. Al river non è un call facile, flop e turn è un call abbastanza semplice, però al river non più. Tutti fold, siamo da small blind, decido di completare. Scopriamo big blind, giocatore molto molto aggressivo, scuola australiana. C'è il raise a 21.
c'è il call da parte mia. Check, check al flop, turn jack che mi apre Bila con K10. Penso che punterò qua al turn. Posta è 48, penso che punterò 25, 35. C'è la bet 36.000. Italy! Come sempre bisogna divertirsi. Sono mani che ci sta a bleffare. It goes the same. Half of Australians are Italian. Yeah, huge. Small, decidiamo di completare. Tra l'altro è salito il livello, siamo a bui 3.000-6.000. Qua è sempre standard bet un buio. Potevo decidere di fare un pelino di più, perché soprattutto con la draw, però comunque è una linea, tenderò a fare bet con asso jack qua, oppure il jack di quadri, quindi mi sembra la combo perfetta. Pot è 30, betterò più o meno 21, infatti c'è la bet a 21.000. Mi aspetto molto spesso che lui faccia call turn e fold river. Invece c'è il fold al turn. Italia, forza Italia! Coppia di 6 per me, nuovo giocatore al tavolo a fianco a me, è asiatico, sembra molto aggressivo. Comunque bui 3-6, rilancio 14 dal cutoff. Coppia di 6. Arriva la tribetta 58.000 da small blind. Qua penso di callare in linea di massima. Il flop non è il massimo, però lui è un giocatore molto aggressivo, penso che il flop lo tendo a chiamare e poi rivalutare il turn.
Voglio vedere come si comporta per poi decidere. Anche che size fa il flop. Infatti opto per il call al flop. Turn 9 che dovrebbe frizzare un po' l'action in linea di massima. A meno che lui non abbia tipo jack 10 o dama jack o mani del genere in cui magari può trovare la forza di farne un'altra, appunto perché prende un po' d'equity. C'è che mi piace molto, penso di cercare dietro. E poi valutare al river. Si pera il 9 che dovrebbe frizzare un po' l'action, perché è pure il 9 di fiori. Qua a livello teorico dovrei averci più colori io. Veramente strana comunque. La sua linea non mi convince troppo, forse con asso K avrebbe fatto due strade. Non vedo troppi flush. Non mi fa impazzire, soprattutto in questa fase qui, però boh, forse tendo a irraccallarlo qua. È una mano difficile, è un giocatore molto aggressivo. Siamo vicini alla bolla, provo a mettere pressione. Non mi fa impazzire, però boh, forse tendo a callare. Un 9 a caso, spero non ci abbia un 9 a caso. 9-10, no. Jack e 9, no. Non penso, battle flop, ok. Check altar, sì, potrebbe avere qualche 9, ma non penso tribetti troppi 9. Non lo so, è una mano che non c'ha troppo senso per me, quindi mi convince. Cioè non mi convince. Cioè boh, non capisco cosa possa avere, però allo stesso tempo mi sembra abbastanza strong. Però boh, è molto importante questa chiamata, perché è grossa parte del mio stack, è più della metà del mio stack. Gioco più o meno con 260.000, rimarre con 110.000. Una chiamata difficile. Però mi ricorda molto la mano di prima, quando ero callato. Solo che qua il feeling è meno strong. Veramente al 9. Flush non penso, perché ho molti più flush io di lui. Se avessi avuto il 6 di fiori, probabilmente avrei fatto lean dopo la sua vet.
non so se fold o... fold. Questa è una mano che ci penserò a lungo. Una mano tosta, non sono sicuro al river, ma messo in difficoltà, però... questo è il bello del poker, certe volte ti mettono in situazioni difficili in cui devi prendere la decisione, in cui è close e non sai quale cosa, quale sia la cosa giusta, quindi è anche il bello del gioco. Lui è capace a fare cose del genere, è capace di averci sia bluff che value lì. E alla fine mi sono fidato del mio feeling, devo essere sincero, perché la mia testa mi diceva più call, però il mio feeling mi diceva ce la deve avere per forza. Non so, non ha troppo senso, quindi mi sono semplicemente fidato del mio istinto. Qua decido di rilanciare da early. Difende big blind. Abbiamo 9-7 suited. Qua posso tenere due linee, posso o andare in cbet oppure delay cbettare e provare a rubarlo su un asso K donna, chiaramente sull'8 itto, sul 9 lo gioco per valore, quindi mi piace fare tutte e due, non mi piace solo bettare sempre al 100% e sperare, no, mi piace tutte e due. Qua dopo che check ancora abbiamo tutte le opzioni valide. Penso che vado con la delay cbet. C'ho tanti 10 che giocano così. C'ho qualche jack con brutto kicker. Comunque posso checkare dietro dama jack k jack se voglio. Ricordiamoci che a me mi piace molto molto giocare tricky il valore. E... comunque, se casca una picche proverò a bleffarla. Purtroppo non abbiamo la flush draw, però bisogna provarci. Ok, io penso che al river ci provo. Pot 65.000, deciso di give upare. Ho pensato se provarci, ma boh, non ne ero convinto foldasse troppo e la mia mano non aveva troppo senso, quindi va bene così. Certe volte bisogna raccontare una storia credibile e non mi sembra di aver raccontato una storia credibile. Ci stiamo accorciando un pochettino, siamo molto vicini ai premi. Ho perso circa mezzo stack dal mio apice, forse un pochettino di più, avevo 4,50. È un momento un po' tosto, però ci siamo, forza, forza. Tutto in. Misplay. Hey, was fine. C'è raised, un call, siamo da big blind, asso jack suited, decido di callare solamente. Subito a 20.000 e non posso passare, sicuramente chiamo.
Non ho mai giocato con lui, so che è un po' aggressivo, però non c'ho troppa history, quindi... Vabbè, il flop si gioca da solo, decido di chiamare, vediamo. 210 starting. Turn, una carta molto interessante. La betta 45.000 dell'Under the Gun. Qua dobbiamo callare, penso che dobbiamo callare un'altra volta per forza e poi al river ce la ragioniamo, anche se è 30% del nostro stack, però in queste situazioni penso che vanno molto aggressivi. Ecco, spero che non punti, però non lo so cosa succede se punta, che faccio, non lo so. Non lo so, a primo feeling mi sembra che ha giocato da asso K, asso donna, però potrebbe avere pure K dama di fiori, K jack di fiori, 5-5, 6-6, no info. È un fold difficile, non so se lo faccio. Non lo so. È veramente, penso sia una delle decisioni del torneo. Non sono sicuro sul da farsi. Lui mi sembra tranquillo, però allo stesso tempo non lo so, l'unica info che ho è che è asiatico e ne ho viste di tutti i colori, ne ho viste fare di tutti i colori agli asiatici, quindi questo è un puntino in meno, però non lo so, è davvero davvero close. Siamo uno dalla bolla, fra l'altro. Quindi può starci che lui prova a mettere pressione infinita, magari con jack 10. Può voglio bettare qualcosa di peggio, magari asso 10. Non penso. Questa era la mano del torneo, ragazzi. Ce l'aveva girate, però non era facile. Non era facile il fold, non era facile. Siamo in bolla piena, cavolo. Non ci voleva per niente, ragazzi. È un po'... That's poker. Sono 2 giorni che sono chip leader e ora uno dalla bolla, sono il più corto di tutti. Incredibile. Vabbè. Vediamo che riusciamo a fare. Big blind in 2 mani e abbiamo 2 bui, non lo so, let's go, let's gamble.
Siamo lì. Ok, siamo belli. Liscio, due. Ok, primo double up. Dai ragazzi, dai. In bolla piena, dai. Ce la possiamo fare. Siamo ancora i più short del torneo in bolla. Davvero pochi bui, però speriamo bene. Incrociamo le dita. There will be any hand-for-hand process. Players and dealers, if you get an all-in and a call during this process, yeah. Please hold the action. Queens again? So sad. There's five more. So good. Good luck. I hope you will. I'm gonna cash. Yeah, exactly. But. We need a. All-in and Dominic snap him 10x, 5-4 off. Dominic careless. There is another one? He checked his block. We need 3, 4, 5, 6 then. So 3, 4, 5, 6. No, he's such a nice person. Yeah, he deserves to double. But life is so unfair. Yeah, you cannot even root for the diamond. I don't want to root for Dominique. That's actually true. I don't. That's definitely not like for Dominique. Attenzione, che è successo? Yes. Dealers, deal the next hand. He had a good shape. Like, extremely good shape. He had a good shape. Oh. Yeah. Aces. Which suit? Right answer. Siamo bottone. Ah, due bui e mezzo. Time. Questo è il double per andare in demone, ragazzi. Se raddoppiamo questo, siamo in demone. 30. Tre bui dal bottone. 30. Incrociamo le dita. Anche quelle dei piedi. Incrociamo tutto. Speriamo bene. Aia. Thank you. Oh, cioè, questa è una buona notizia per me, però una cattiva notizia per me, però è pure una buona notizia per me, allo stesso tempo cattiva notizia per me. Oddio, c'è stato Riolin, che è una brutta notizia per me, però allo stesso tempo una buona notizia per me. Ricordiamoci, siamo uno dalla bolla. Cioè, se io foldavo questo bottone, magari si giocavano tutto fra di loro e lo short usciva e magari era premio. Mio Dio. Mano incredibile. Ho pushato io 30.000, il bottone ha fatto 100.000, il big blind ha fatto... No, il bottone ha fatto, lo small ha fatto call, 30.000, il big blind 100.000, 105, e lo small gli è tornato e gli ha fatto 300.000. Date corazon, ho visto tanto. Questi sono i cori per Dario, si sentono. Eccoci, siamo three way. Se foldavo sta mano, ragazzi, mannaggia, incredibile. Siamo uno dai premi, uno solo. Oh.
10, donna, 10, 10. K jack 9. K jack 9. 10. 10 non è male. Bello. Dai ragazzi, per il triple. No, no. No. Oh. Good luck, guys. Abbiamo il bubble, man. La notizia cattiva è che sono il bubble, man. La notizia buona è che Dario è al tavolo finale. Andiamo a vedere, andiamo, andiamo. Non c'è tempo per deprimersi. Tempo di andare a supportare i nostri amici. Forza, ragazzi. Sarà per il prossimo anno. Il en faut toujours un de Bubble Boy. Et cette fois, sur ce Short Handy Championship à 10 000 dollars, rempli de la crème des joueurs mondiaux, bah le Bubble Boy, c'est toi, Mousse. C'est frustrant, mais tu peux en être sûr, on a pris beaucoup de plaisir à suivre ton parcours, tes hero calls, tes gros bluffs et tes bonnes blagues. Et puis, comme tu le dis, tu n'as pas le temps d'être morose, puisque ton meilleur pote Dario Sammartino est en finale du Main Event. Pendant que tu files vers les gradins du plateau télé, nous, on va se tourner vers un de tes coéquipiers, au départ d'une nouvelle épreuve des WSOP. C'est un sacré requin à ce qui paraît, et il fera sa toute première apparition dans votre série préférée. À très vite.